L'idea della colonna totem per Cartier, come nasce? Mi è stato chiesto da Cartier, della Fondation Cartier, di usare una grande quantità di pietre preziose che loro non usano per la gioielleria per vari motivi e che hanno accantonato in certe cassaforti, a cominciare credo anche dal 1930. Queste pietre sono variatissime, ma comunque presentano tutta la gamma delle pietre preziose principali. Mi chiedevano di fare un qualche cosa e io ho pensato a un oggetto semplice, classico, anche schematico, cioè una colonna d'oro con scanalature e all'interno delle scanalature di mettere, far salire le pietre dal basso verso l'alto come se si trattasse della febbre che sale nel termometro, una febbre del gioiello, non so come posso dire, però questa serie di pietre è anche disposta secondo un itinerario da museo di storia naturale, cioè è una specie di collezione filologicamente esatta di pietre preziose.